Buongiorno ragazzi, ben ritrovati a Uomini e Donne. E un po' di novità anche oggi. Allora, Maria, ma che carina con la gonna lunga, non t'ho mai visto. Meli, anch'io devo stare un po' alla moda perché, insomma, essendo sempre in televisione, vedi che devo stare un po' al passo coi tempi. Adeline, ragazzi, è molto flirtante e direi che ha cominciato, vedete, con John un buonissimo rapporto. La nostra mammina Camilla, che come sempre magna, ormai al panciotto, è furente, furente perché ovviamente John non la finisce di flirtare con chiunque. Alicia Young. Alicia, alziamoci. Fatti vedere che anche tu hai la panzotta. Secondo trimestre, ovvero tra 24 ore. Quindi un'altra donnina incinta, Emma, che è molto triste, amore traballante, ha pensato bene di andarcene su e noi la facciamo tornare giù. Pure tu, basta con sto computer, adesso spegniamo, anzi chiudiamo le porte, vero Maria? Chiudiamo questa malefica porta. Blocca per tutti tranne Maria. C'è nessuno dentro. Non abbiamo chiuso nessuno, no. Spegniamo questo stereo. Ecco, adesso state qui, buoni, buoni. Chiamiamo gli altri e aggiungiamo alla lista Alicia. Ovviamente ragazzi ci ho pensato dopo, la scorsa puntata vi avevo detto che John aveva provato ad avere un figlio con tre ragazze, di cui una era Adeline, non è rimasta incinta, scusate, ecco, ho fatto un casino, non era rimasta incinta, insieme ad Emma. Perché nell'unità familiare non ci sarebbero stati posti sufficienti. Maurizio, dov'è? Marì, vai dal tuo sposo qua. Ciao Maurizio, oggi sei veramente un figurino, sei meraviglioso. Vieni qua che ti bacio subito. Ah, si è andato a congratulare con Alicia. Dov'è Tina? Ah, Tina è là. Tina! Ma come sei messa? Ciao, 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 come stai? Si sentono delle notizie su Facebook su di te, mica tanto belle, eh? Take that. Allora, la nostra Camilla sta cercando di calmarsi davanti allo specchio. Bene, Adeline tranquillamente si sta congratulando con Alicia. Ecco qua Emma, finalmente è tornata tra noi, è trovata. Ale. Dunque, Alicia ha passato un'altra notte nello stanzino a piangere, Emma invece a piangere a letto. Camilla non piange, ma si infuria a bestia. Abbiamo eliminato, come avete notato, Nina.
come avete scelto, e penso proprio che tra pochissimo Camilla partorirà maschietto o femminuccia. Che cosa dite? Per me sarà un maschietto. Maurizio, sei un bijou. Un bijou. Ma perché non posso fare balla insieme qua? Balla. Beh, vabbè, faremo una battaglia di ballo insieme a Tina. Emma finalmente si è calmata. Camilla, no. Fatti prendere dalla gelosia. Molle e molla Dusberle come se fossero le prime. Ne sta prendendo talmente tante, John, che non vi rendete conto. Vediamo questa battaglia di ballo tra Tina e Maria. E basta? Dai, forza! Dai, donne! Un po' di sprint! Magagna mia, perché se non accendiamo, ecco, facciamo un po' di pop. Sì, finiscila lì perché fate un po' schifo. Che è successo? Le hai prese anche da lì. Sì, Maria, vabbè, lascia perdere. Ok, tutto a posto? Va bene. Ballate tutti quanti insieme. Dov'è Camilla? Qui tranquillizziamola. Cerchiamo di calmarla. Facciamo flirtare Adaline con Maurizio e vediamo la reazione di Maria. Adaline, sta attenta, stai giocando col fuoco. Eccola lì. Ops! Mi hai messo una mano sul sedere, Mauri? Dai, Maria, sta scherzando. Dai, Adaline, non per la stronza, via. Noi ovviamente stiamo facendo un po' di tutto per... Mamma mia, Tina, come sei tutta slurch. Per attendere che... oddio, dove è andata Camilla? Dove è andata? Voleva lavarsi, Stella. Abbiamo perso il bagno. Qua.
Vieni, vieni. Vieni pure a lavarti. Garibi, damse bruhana. Pandoli usinet. Ah, eccoli. Alicia, vediamo, vediamo, 18 ore al terzo trimestre. Condividi la notizia. Ah, sei geloso pure tu perché Adaline ha fatto la scema con Maurizio. Sfogatevi tutti con Tina. Adaline molto giocosa. Fiduciosa, vicino alla disgrazia. Nuova amicizia, cameratismo. No, ma lei non ha nulla proprio che non vada. Quindi vai mo da John. Bacio soave. Pinkoya slump flangy. Lissarack. Moosty. Ah, oh, Wavine. Ja? Ambiente sporco. Rota quant? Squamish? Tip? Tip fremic bobbizi. Snipbara. Trangela. Telna squaz nurska. Shirak fuhain. Envoy? Ora vediamo anche quanti punti siamo arrivati. 4.005 vantaggi del club. Vantaggi del club. Malizioso, perfido, buffo e amichevole. Di ciò non ci interessa nulla. Atmosfera purente. Ok. E poi faremo anche un'altra stretta di mano, alto e basso, davanti e dietro. Ok. Non preoccupatevi se avete sentito un casotto, ma qualcuno sta facendo casino. Qualcuno di nome Romeo. E allora, Camilla, non partoriamo? Non partiamo? Poi che ti faccio fare? Ti faccio ballare. Alicia continua a mangiare. Stretta di mano. E poi andremo a lodare. Ferma.
a lodare, dov'è? No, non c'è, puoi farlo solo con altre persone. Loda il leader. Ok. Compipa, Isharu Singula, Varuda, Ooks. Lo so, Maria De Filippi è davvero la migliore, certo. Oh oh, c'è Alicia che ha delle macchie strane. Compriamo subito medicine. Continua a grattarsi. È per forza con tutto sto formaggio grigliato che te mangi. Bella mia. Stai meglio, vero? Sì, ok. Molto bene. Che c'hai te? Che problemi c'hai? Amore traballante, va là, va là. Pistola, cosa devono dire le altre, povere? Propone nozze a Maurizio. Raga. Lo stai, Maurizio? Epico. Epic moment. Vediamo di chiudere. So che ora mi chiudo dentro. No, è così. Maurizio, c'è Maria che ti sta chiedendo di sposarlo. Sposarla. Maurizio, vuoi tu prendermi come marito? Anzi, come moglie? E Maria, sono proprio felice, felice di sposarti, Maria. È ufficialmente sposata, quindi voi andate a farvi i fatti vostri che noi attendiamo sta... che panzola. Allora, vediamo di stoppare un attimino e di riaccendere il mio Fraps al momento del parto. Ragazzi, non siamo ancora giunti al momento, ma cioè, è uno studio di inconsolabili. John è a letto che piange, Adeline, amore traballante, Maria, non so perché sta andando nello stanzino, no Maria, ma perché? Questa pure lei piange a fiumi. La nostra mammina è qui che mangia purentissima. Cioè, boh. Emma è l'unica che si sta salvando per il momento, sta andando a guardare TV. Bene. Camilla.
Noi ormai penso siamo giunti al momento del parto, che dici? Che diresti tu? Aspetta, volevo farti una bella foto perché sei splendida. Mamma mia, come sei seriosa però. E con questo stoppo un'altra volta e aspettiamo ancora qualche ora in modo che il parto si faccia avanti. Rieccoci qui. Ed è iniziato il travaglio per Camilla. Camilla partorisci, vediamo se riusciamo questa volta in ospedale, partecipiamo con John. Steven ha litigato tantissimo, io direi di andare con Maria. Ebbene sì, andiamo con Maria. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Adesso lei verranno le smanie di pulizia. Cara. Ecco, Maria le viene il panico a lei. Maria no. Vai qua e attendi che arrivi Camilla per partorire. Che non so perché non abbia il suo... E non so perché mi dici partorisci in ospedale. E siamo già in ospedale. Come faccio a togliere adesso? Partecipa. Siamo qua, eh? Boh. Mamma mi dice vai a casa. Oh, ci siamo. Maria, ci siamo, ci siamo. Stai diventando madrina. Sì, ha cambiato sala parto. Stai per diventare... Will Smith. Stai per diventare madrina. Sì, un'ostetrica, qualcuno. Dottore? Dottore, per cortesia, dottoressa pelata, mi raccomando. Faccia tutto per bene, perché non voglio che la nostra Camilla stia male. Ecco, guardatela qua, la dottoressa è questa. Sì, Maria, smettila di fare foto che facciamo partorire, su, che non se ne parli più. Maschio, eh? Lo so che sarà maschio, lo so. Tra l'altro lei è ancora furente. Eccolo! Abbiamo partorito una mela. Una femmina! Yes, yes, yes. E la chiameremo in onore di Maria. Mary. Mary per sempre. Abbiamo avuto una femmina, Maria. Maria, abbiamo avuto... Perché Maria è ancora triste? Abbiamo avuto una femminuccia. Cioè, non ho parole. Sì, è contento pure Romeo che abbiamo avuto una femminuccia, ma basta, eh? Ce n'è più. Ah, ok, ho preso un squaglio, pensavo fossero gemelli, no? Ok, andiamo a casa e andiamo a vedere questo bel pagottino di bimba Mary. Via via in cerca del nostro bambino, che sarà sicuramente
su un letto che naviga, perché... Ma Maurizio! Maurizio! Ecco Mary. Sì, vai a vedere tua figlia per cortesia. Cioè, anche Adeline adesso è intristita, tutti tristi. Mary qua che naviga nell'aere. Mi sono poetica, eh? Noi faremo crescere, passare l'età immediatamente Mary. E vediamo che assomiglia. Direi che assomiglia a Camilla. Biondina. Lunatica. Ecco. Eh sì. Mary, fatti un po' vedere. Siediti qui un attimo. Ma vediamola bene. Ma c'hai le treccine. Ma che meraviglia. A parte le ciabatte. Vediamoti informali. Ecco. Così non sei male. Da festa? Oh, che bella bambina con le scarpette azzurre che non c'entrano veramente nulla. Sì, ma c'hai una figlia, cacchio. Valle a parlare. Cavoli. Ecco, qui ora l'unica depressa è Maria. Maurizio! Sei diventato nonno un'altra volta. Nonno, tra virgolette. Will, ti prego, lasciaci stare in questo... Ecco, si è tirata su Maria. Bene, ora rimarrà Alicia, che tra 40 minuti passerà al terzo trimestre, e poi ci vorrà un'altra giornata e mezza, più o meno, per arrivare al parto vero e proprio. Noi ora ci lasciamo qui, insieme alla nuova Mary. È bellina. Dopo ti cambio i capelli, perché così non mi piace mica tanto, eh. Eh sì, c'ha gli occhi azzurri come mamma. Bella di mamma. Ora Mary la mettiamo subito a fare i compiti. È mercoledì. E noi chiudiamo qui la puntata. Ovviamente non chiederò di eliminare. Qua lo studio si è fatto. No. Sono ancora tutti qua. Mary chiude. Maria chiudi il raduno. Lasciamo andare i nostri compagni d'avventura. Ciao Maurizio. Ciao Maurizio, sei nonnino di nuovo. Tina? Tina, la prossima volta togliti sto cappello che non ti si vede bene in faccia, ok? Va bene ragazzi? Allora salutiamo i nostri amici, li ringraziamo per averci seguito anche in questa puntata. E oggi è nata Mary. Sì, ragazzi potete andare. Mauri, vacca tua. Vattene. Ciao Tina. No, non se ne vogliono più andare. Ah, ok. No, neanche. Ragazzi, la puntata è finita. Andate in pace. Amore. Amore. Amore, ci vediamo a casa. Intanto prepara da mangiare, fai le pulizie, metti i panni in lavatrice. Mi raccomando, bianchi con bianchi, colorati con colorati. Va bene, Maria. Faccio il possibile. Quindi salutiamo. Ciao, ciao. Lui intanto balla, lasciamolo ballare. Poi dopo andrà a fare la lavatrice. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, al parto di Alicia.
e sicuramente ci sarà una scelta. Ricordate che presto ci sarà un nuovo reel. Non vi dico ancora il nome di questo reel e non vi dico come si svolgerà, ma mandate dei sim che abbiano un livello artistico A10, come livello artistico di abilità, scusate, che sia ballo, comicità, pianoforte, chitarra, violino. Mandateli con l'hashtag MariaSim, tutto attaccato, tutto in minuscolo. La nostra piccolina doveva andare a scuola. E io vi saluto qui. Chiudiamo muri, muretti e tetti. Ciao, ciao. Alla prossima puntata, ragazzi. Non c'è da votare questa volta, c'è solo da mettere un like sotto al video. Un bacio, ciao.